trasformato la tua vita dopo quella giornata? Innanzitutto ciao a tutti, con qualcuno ho scambiato due parole e grazie Carlo che mi dai questo spazio. Perché adesso vi spiego, quando appunto come voi mi sei iscritta al corso di Carlo, era Espandi te stesso, ho seguito un po' l'intuizione dell'ultimo momento, mi sono iscritta al corso e era un momento della mia vita dove avevo fatto tante cose, tanti corsi, formazione, sapevo più o meno cosa volevo fare, però non sapevo come. Allora Espandi te stesso era proprio ideale, perché dovevo espandere un po' me stessa, insomma la mia essenza. Allora andando al corso ho fatto un corso bellissimo e arrivata alla fine del corso dentro di me c'era questa domanda un po' come se volesse uscire e ho avuto il coraggio e gliel'ho detto e dico Carlo bellissimo tutto, so tutto, io ho fatto tante cose, però adesso come faccio a mettere in pratica tutto quello che so in azione. E allora lui mi dice, ma cosa vorresti fare? Di preciso non sapevo appunto bene, no? Ah, lui ha detto delle cose un po' spalzate qua e là, e dopo allora lui mi dice, beh, adesso esci e convinci il tuo pubblico. Ansia. Cioè, panico, dico, oddio, ma io non ho preparato niente, poi comunque non ero lì per quello, quindi dico adesso cosa faccio, sono uscita, primo momento forse ho detto qualche betegata, non so, qualcosa così, in Svizzera betegata è... Sì. Ho detto qualcosa così e poi è successo io quella che chiamo magia, perché mi sono collegata probabilmente dove ero lì nel posto giusto, il momento giusto, e qualcosa dentro di me ha iniziato a fluire, ho iniziato a parlare di questa cosa che ho con la musica, di questo entusiasmo che per me la musica è un canale meraviglioso, e ho iniziato a parlare di questo in modo naturale. E quando ho aperto gli occhi ce li avevo già aperti, ma sono andata via quando parlavo. Quando ho aperto gli occhi, tutti davanti a me avevano un sorriso grandissimo. Ho detto, ah, qualcosa magari funziona. Allora poi, perché appunto si parla del canto, dopo vi farò cantare quindi. E allora Carlo dice, adesso falli cantare. Dico, come li faccio cantare? Cioè, con che cosa? Allora niente, abbiamo messo una canzone e li ho diretti un po', ci hanno messo per cantare, però non c'era l'energia giusta, li ho diretti un pochino e l'energia è salita tantissimo. Ma la cosa è che è successa, poi appunto Carlo mi dice, ok, adesso l'hai fatto, vedi che funziona, quindi una prima volta c'è e quindi adesso vai. Sono andata e da lì, non so se succede anche a voi magari che è successo, quando si succede quel click, poi di conseguenza ce ne sono tantissimi altri. E poi giorni a venire avevo un sacco di idee, ero come una fontana che buttava fuori idee, dicevo sì, questo che voglio fare. E l'ho messo un po' giù e il 17 novembre ho fatto il mio primo evento che l'abbiamo chiamato, cioè l'ho chiamato Divertimento Consapevole, che era lo stesso titolo che ho dato quando lui mi ha detto dai un titolo, e dico, no. Però quell'ansia è bella perché comunque non ero razionale, quindi mi è uscito, dico Divertimento Consapevole, probabilmente l'avevo dentro e l'ho tenuto anche perché credo quello che divertendosi si può percepire delle consapevolezze più profonde rispetto che capirle razionalmente. E così ho fatto questa giornata, un po' di musica, un po' di giochi, sempre consapevoli, da vivere l'esperienza. E quello che farò fare a voi. E, però ecco, quello che io dico del canto, che è questa energia potente, perché se riusciamo a collegarci con quel bambino interiore, vi arriva una carica talmente forte che non c'entra essere intonati, avere le note alte, avere chissà che doti, perché tutti, io scommetto che tutti o sotto la doccia, o in macchina, o in camera avete cantato, sono sicura. Alzi la mano chi non ha mai cantato? No, non ci credo. Sarei il primo. No, non ci
credo, perché è un'energia che abbiamo dentro, perché se non la facciamo fluire rimane bloccata. E dopo che avete cantato avrete una carica che c'è, dopo dobbiamo tenervi perché sono a voi. No, avete voglia di fare questo esperimento? Sì! Qui però vi chiedo soltanto di leggere le parole, cioè di pronunciarle in modo chiaro e aperto, ok? Ogni parola. Poi vi farò stop e dopo vi dirò delle cose, ok? Siete pronti? Sì! Ok. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità, e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità. Felicità, 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 e cucina di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, passare la luce per fare pace la felicità, 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 un bicchiere di vino con un panino la felicità. Ok, siete molto bravi, energia c'è, come mi sentite? Ok, adesso facciamo un piccolo esperimento, vi chiedo di chiudere gli occhi gentilmente se avete voglia, di ascoltare il vostro respiro e se è superficiale di farne uno un po' più profondo, proprio anche rumoroso, rumoroso. Ok. E adesso andate a un momento della vostra vita dove avete avuto un ricordo bellissimo, dove avete vissuto un'emozione così bella, così piena di gioia, entusiasmo, un momento della vostra vita dove vi siete sentiti felicissimi, gioiosi, magari avete avuto qualcuno di nuovo nella vostra vita, oppure avete realizzato un progetto, o avete ottenuto un riscontro a un lavoro dopo un periodo duro di lavoro. Provate a immaginare, se ci riuscite, un momento così nella vostra vita, pieno di gioia. Se ce l'avete, alzate la mano sempre con gli occhi chiusi, così so più o meno chi ce l'ha. Tutti abbiamo un momento dove qualcosa che abbiamo vissuto è davvero carico di gioia, emozione, felicità. Ok, ora andate a quel momento e vedetelo. È come se fosse un film davanti a voi. Guardate le immagini, i colori. Sentite i suoni di quel momento. Percepite l'emozione della gioia, della felicità. Guardate il vostro volto com'era, sorridente. E rimanete in quell'energia. Inebriatevi tutto il corpo di quell'energia. Rinforzatela e fra un attimo, quando vi dirò di aprire gli occhi e cantare, enfatizzate questa energia che avete in modo da portarvela nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi insieme a voi, questa gioia, perché l'avete, è una risorsa che tutti hanno e la possiamo andare a prendere quando vogliamo. Cerchiamo di memorizzarla e adesso cantando la mettiamo in ogni parte del nostro corpo, in ogni cellula, in modo che rimane con noi. Ok, adesso aprite gli occhi e via con tutta la gioia, tutta l'energia, cantare le voci quanto vi piace la felicità, felicità. Forza, energia, la gioia, la felicità.
felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte la felicità, è una mano sul cuore pieno d'amore la felicità, per saltare l'aurora, per farlo ancora la felicità. Guardate la vostra strada, la strada che avete fatto della vostra vita, e guardate tutte le cose che avete ottenuto, che avete la strada che avete percorso, e a volte avete anche dovuto inciampare, a volte vi siete sentiti piccoli in questo mondo che è immenso, a volte vi siete sentiti magari inutili, fragili, però poi c'era sempre qualcuno al vostro fianco, un amico, un familiare, a volte uno sconosciuto, che come un gancio in mezzo al cielo vi ha permesso di aggrapparvi a lui e darvi questa grande forza. E poi vi siete rialzati più di una volta, più forti di prima, sapendo che ce l'avreste fatta con questa grande fiducia. E ora siete qui oggi grazie alla strada che avete fatto. Da qui via avete la vostra nuova strada da percorrere con nuovi strumenti, e oggi è proprio il giorno giusto per dire strada facendo, tutto quello che arriverà domani è migliore, oggi è migliore, domani sarà migliore, sempre migliore, ogni giorno sarà la vita che voi vorrete avere, che desiderate, perché ve lo meritate, e questo è il momento per dire io merito la vita che voglio e riesco a realizzarla. Quindi da qui via, strada facendo, è un vostro augurio per la vostra nuova vita.
Quindi quando aprite gli occhi, fra un attimo, cantate come se è la vostra canzone, come se ogni parola l'avete scritta voi, dicendo addio alla strada vecchia e un benvenuto alla strada nuova, alla, no, alla vostra nuova vita. Mi emoziono. Ok, adesso possiamo aprire gli occhi e cantare come non mai. Se ce la faccio. Non sei più.